sé, ma nasce come tomba del figlio Giorgio, che muore a 4 anni per differite nel 1906. La famiglia Toscanini in quel periodo si trovava negli Stati Uniti e il bambino muore e dopo qualche anno Toscanini pensa di far costruire qui al cimitero monumentale una tomba per il figlio, che poi diventerà anche la tomba per sé e per tutta la sua famiglia. E la parte architettonica della tomba è stata fatta dall'architetto Mario Labrò ed è in marmo di Carrara, mentre invece la parte architettonica è di Leonardo Bistolfi. Le quattro facciate della tomba descrivono la breve vita del figlio e descrivono la nascita, i giochi, il dolore e il trapasso. Vedete qua davanti poi questa nave che simboleggia sia il viaggio del piccolo Giorgio dagli Stati Uniti all'Europa per essere sepolto e anche il viaggio dalla vita alla morte. Arturo Toscanini, lo conoscete tutti, è stato un grandissimo direttore d'orchestra. Lui nasce a Parma, non viene a studiare al Conservatorio di Milano come hanno fatto molti altri, ma studia a Parma, studia violoncello e studia composizione. E giovane comunque riesce a entrare nell'orchestra della Scala come violoncellista. E c'è un aneddoto piuttosto famoso che racconta di una prova d'orchestra dell'Otello di Giuseppe Verdi, con Giuseppe Verdi sul podio. E c'è un posto di hotel abbastanza difficile per violoncelli e c'era Toscanini, il violoncellista di fila, che fa questo passaggio e Verdi lo sgrida e gli dice guardi che lei sta suonando troppo forte, e Toscanini con quel suo carattere così molto deciso e forte, altrettanto forte, gli risponde no, è il primo violoncello che sta suonando troppo piano. E il carattere di Toscanini poi è rimasto questo un po' tutta la vita. Dopo poco tempo parte per una tournée in Sud America, un grande successo come direttore d'orchestra in Sud America, e riesce ad arrivare alla Scala e diventa direttore musicale della Scala. E alla Scala tra l'altro vuole inserire tante novità, una di queste è portare la musica di Wagner. La musica di Wagner che tra l'altro all'epoca veniva eseguita in italiano, le opere di Wagner sono scritte in tedesco, è lo stesso Wagner che scriveva i suoi libretti, ma all'epoca era di prassi, di uso tradurre le opere in italiano. E l'altra cosa che vuole Toscanini è creare alla Scala il cosiddetto golfo mistico, la buca d'orchestra. Che era una cosa che altrettanto aveva voluto Wagner per il suo teatro in Germania, Bayreuth. Ora, la buca d'orchestra non è stata inventata da Wagner in realtà, però la utilizza in maniera sistematica e anche Toscanini vuole questo per la Scala. Effettivamente trovarsi gli strumentisti non alla stessa altezza della platea, ma più in basso, comporta un risultato acustico diverso, per cui su questo ha insistito moltissimo Toscanini.